È stata un'edizione di grande successo quella appena terminata del Lucca Film Festival, uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, presieduto da Nicola Borrelli e realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Comune di Lucca. Giunta alla 19ª edizione, la kermesse cinematografica ha visto come sempre grandi ospiti per una settimana ricca di appuntamenti. Aperto la manifestazione l'attrice Stefania Sandrelli, iconica diva Via Regina, che ha legato il suo nome ai più grandi registi italiani e a film iconici, su tutti La famiglia o C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, fino alla Chiave di Tinto Brass o Novecento di Bernardo Bertolucci. Durante la conferenza stampa l'attrice ha fatto riferimento alla circostanza di essere nel cast del nuovo film di Paolo Sorrentino, Partenope. Cioè, se non è questo il cinema che tanto ci costa, e adesso vengo da un film molto bello, molto impegnativo, è molto faticoso, c'è cioè 163 persone di Egitto, quindi vi lascio immaginare chilometri di costumi, perché ci sono tantissime epoche. Detto questo, uno veramente lavora, e lavora proprio tanto, a parte che il nostro, ripeto, è un lavoro totalizzante, quindi tu praticamente entri la mattina all'alba, ti prendono il telefono e te lo ridanno quando hai finito di lavorare, la sera non si sa verso che ora. So che ci stanno 5-6 giorni massimo e poi se ne vanno e si spengono le luci. E ora questo è imbarazzante. Ora io, ragazzi, vi dico la mia, io il film ho visto nascere, l'ho cresciuto, non sono proprio una teenager e ancora ho fatto, finito adesso, un film di Paolo Sorrentino, perché cioè, questo qua, per farvi capire, la mia situazione è particolarmente illuminata, ma sicuramente deve cambiare il rapporto, perché poi va nelle cosiddette piattaforme diventa solo ed esclusivamente una mera questione di quattrini. Durante la conferenza la Sandrelli ha saputo punzecchiare a modo suo. Non ho mai fatto un film solo per i quattrini, li chiamo proprio così, perché servono ovviamente, ma io non mi sono mica mai fidata fino in fondo, da sempre. E poi cosa ho verificato vivendo parecchie cose, per cui non vale la pena di considerarli più di quello che sono. Venivano pagati di più gli uomini? Assolutamente, la televisione fa schifo, io non l'ho mai voluta fare, e tantomeno adesso si può guardare, io non so che gli sta succedendo. No. Io sono un po' esagerata, io vorrei vivere 100 vite, perché mi piacerebbe, la cosa che mi piacerebbe di più è, sai qual è, piccola e grande, ed è come Buffini. La figura femminile è stata al centro di questa edizione del festival, con la presenza di due star internazionali, come l'attrice premio Oscar Suzanne Sarandon e la francese Isabelle Huppert, che a Lucca ha presentato il suo nuovo film La verità secondo Mauro Inchi, la sindacalista. Lucca mi sembra bellissima, devo dire, no, sono molto felice di essere qui. Era qui Lucca tanti anni fa, perché stava Gironda o whatever. Girano gli affiniti elettivi con i fratelli italiani vicino a qui, allora è la prima volta che sono venuta a Lucca. Sono molto felice, perché veramente è una città, è la bellezza, veramente. Siete molto fortunati di vivere qui a Lucca, devo dire. Grazie. No, appena ho finito di fare di recitare la menagerie di Zoo di vetro, sì. Un titolo che mi piace in italiano, Zoo di qua? Di vetro. Zoo di vetro. La menagerie di vetro che abbiamo fatto a Roma l'ultima weekend all'Argentina Teatro, sì. E, allora sì, qualche cosa è un po' difficile di fare, coincidere le schedules. Beh, a parte di questo dettaglio tecnica, per me è facile di andare di là, di teatro, il cinema, di fare tutti e due. Grazie. Oh, my goodness, that was so
sono molto emozionata per essere qua, perché la mia bisnonna viveva a Coreglia e lavorava le figurine prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Before he came to the United States. E ho anche origini siciliane, perché mio nonno era di Ragusa e si trasferì quando aveva 15 anni negli Stati Uniti. E sono anche riuscita ad avere una meravigliosa figlia con un uomo di Roma. Sono molto legata e molto fiera di essere qua e sono stata a Lucca, sono stata a Coreglia, sono stata a Carrara a vedere le cattedrali di marmo dove Michelangelo appunto prendeva il marmo. Mi spiace rimanere così poco, ma devo iniziare a lavorare appena torno negli Stati Uniti, quindi questo viaggio deve finire così velocemente. Franco Amurri, il figlio di Antonino Amurri, che voi conoscerete sicuramente, è la prima persona che mi ha introdotto appunto al cinema. Lui è andato a vivere con sua nonna quando aveva 5 anni, tutti i giorni lei lo portava al cinema. And I think this film is such, made me so proud to be an actor, because e gli italiani lo fanno così meravigliosamente. Il cinema ci mostra quello che abbiamo in comune e celebra le nostre differenze. Quindi sono felicissima di presentare questo film in dopoguerra di quello che ho fatto io. Sono stata molto felice di aver fatto il red carpet con questa colonna sonora meravigliosa, che è appunto il massimo che si può avere quando si fa un film. Ancestors came from Gaston. Per chiudere le presenze al femminile, la bellissima attrice e cantante Violante Placido, presidente della giuria del Lucca Film Festival for Future, il concorso riservato ai cortometraggi che trattano tematiche green legate alla salvaguardia dell'ambiente, giuria che vedeva tra i giurati anche il regista Massimiliano De Piro, marito della Placido. È un argomento quanto mai urgente. Appunto io colgo tutte le occasioni possibili dove insomma posso essere coinvolta direttamente in questa tematica, proprio perché diciamo con umiltà ma anche sete di conoscenza voglio acquisire sempre più consapevolezza, voglio sapere, aggiornarmi sullo stato del pianeta e anche su quello che possiamo fare, su come possiamo agire. E appunto il cinema in questo caso è proprio specchio della società. Qui ci sono dei corti, quest'anno è il primo anno al Lucca Film Festival di questa costola, Lucca Film Festival for Future, dove appunto ci sono questi cortometraggi che vengono da varie parti del mondo e affrontano questa tematica. Ci sono molti corti di animazione. Alcuni anche ci raccontano quanto diciamo la sofferenza del pianeta è anche connessa alla sofferenza del genere umano, e quindi è importante anche perché è un'occasione, soprattutto all'interno di un festival, di creare dibattiti, di parlarne e di fare sempre più nostro questo aspetto, questo problema, in modo che ognuno di noi possa agire. Che rapporto ha anche Violante Placido con la Toscana? La Toscana è meravigliosa, e poi io qui ho anche qualche familiare, quindi quando vengo riesco a conciliare diciamo il lavoro, anche una gita con la famiglia. È una terra meravigliosa che ti regala sempre spettacoli per gli occhi, per il buon cibo e anche per la cultura. È pregna di cultura la Toscana. Ho tantissimi premi come attrice, adesso anche questa, da diversi anni, questa doppia veste di cantante. Qual è la parte che preferisci? Ma io per fortuna mi butto nelle cose che mi appassionano e quindi mi nutro di ambedue le cose. Tutte e due riescono a, come dire, a crescermi anche come ad arricchirmi come essere umano, e anche diciamo ecco l'esperienza del palco, il contatto diretto con il pubblico, sia che sia teatro che sia musica, è qualcosa di veramente, secondo me, ecco, che comunque nel percorso di un attore il palco non può mancare, perché veramente ti dà consapevolezze importanti, strumenti sempre nuovi
per ecco, raccontare storie. Quali sono le passioni musicali di Violante Placido? Ma io ascolto tanta musica del passato, anche del presente. Ho sempre amato di più artisti un po' di nicchia, artisti un po' fuori dal coro. Ecco, per esempio, un artista che adesso, tra l'altro, ho visto proprio a Lucca quest'estate, nelle vicinanze di Lucca, è stata Lana Del Rey. È un artista che comunque riesce ad avere un pubblico vastissimo, ma al tempo stesso è un artista che detta le sue regole, ed è molto difficile oggi come oggi, soprattutto in campo musicale. Poi, ecco, per esempio, un'altra artista femminile che mi piace è Licche Lì, ma insomma anche continuo ad amare e seguire Björk, per esempio. Sono tutti artisti con grande, grande personalità e che, ecco, hanno qualcosa di personale da offrire al pubblico. Di grande spicco anche gli ospiti maschili, con i premi alla carriera al regista Mario Martone e del premio Oscar Gabriele Salvatores, omaggiato con la proiezione, tra gli altri, di Nirvana, il film girato nel 1996 e che, come confessato sul palco del Teatro Astra, rimane il suo film preferito. Io non so se è il più bello o no, è sempre difficile, ogni scarafone è bello a mano sua, come si dice a Napoli, quindi... Però sono molto affezionato a questo film perché abbiamo provato a fare una cosa che in Italia non sembrava fosse impossibile da fare. Tanto che io amo molto il Mediterraneo, che naturalmente mi ha portato molta fortuna, ma forse ecco, se avrei preferito che l'Oscar lo potesse vincere o Io non ho paura o Nirvana. Per cui spero che vi piaccia. Quando l'hanno visto nel 96 gli spettatori, avevano paura di prendersi dei virus elettronici di cui si parla, non si sapeva niente di internet, della realtà virtuale, eccetera. Probabilmente oggi lo si vede con un'altra ottica e anche con un'altra capacità di capire determinate cose. Tanti riconoscimenti durante la sua straordinaria carriera, però fanno sempre piacere. Sì, assolutamente, anche perché spero che non siano gli ultimi, mi piacerebbe continuare ancora un po' la carriera, diciamo. No, grazie mille, sono cose che ti aiutano anche ad andare avanti. Questa sera la proiezione di Nirvana, che è stato restaurato, un film che ha 26 anni, un film di fantascienza che è stato praticamente prodotto in Italia, l'unico, un film che già è precursore dello stato di alienazione che viviamo oggi. Eh sì, purtroppo... Non ci sono cose buone e cattive, neanche le tecnologie digitali sono né buone né cattive, bisogna capire da come le si usa. Si parla tanto di intelligenza artificiale, se dietro all'intelligenza artificiale ci sarà sempre un'intelligenza umana, va benissimo, ci si può, le tecnologie vanno usate e non farci usare da loro, questo è importante. Il cinema è sempre vivo? Io penso di sì, rimarrà sempre vivo, è un qualcosa che è troppo legato all'uomo, magari prenderà forme diverse, magari ci saranno modi diversi di vederlo, però il concetto di cinema, di immagini proiettate in qualche modo e che ti portano in altri mondi, insomma io credo che rimarrà sempre. Il prossimo progetto? Beh, ho appena finito di girarne uno che sto montando, che si chiama Napoli New York e uscirà l'anno prossimo, e poi adesso sto vedendo, vediamo che succede. Il premio come attore rivelazione è andato al giovane Francesco Centorame, protagonista della serie Scam, che ha interpretato ruoli anche in Colibrì e Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Premio rivelazione, quindi c'è sempre possibilità di lavorare e bene in Italia nel cinema. Assolutamente sì, finché ci impegniamo tutti nel volerlo, io credo di sì. Anzi, credo che proprio oggi facciamo una riflessione su quello che poi il pubblico guarda, no? Molti pensano che il pubblico in qualche modo si accontenti. Io invece credo che il pubblico possa anche educarsi a una qualità maggiore. A volte però bisognerebbe essere più coraggiosi
e come attori e come registi e come produttori, nel cercare di non avere paura di anche di spaventare a volte, no? di fare delle scelte interessanti. Io parlo come rivelazione, appunto, arrivandomi spesso delle sceneggiature molto molto interessanti che poi però non trovano la fiducia dei produttori o delle piattaforme, quindi secondo me bisognerebbe usare un po' di più perché possiamo farlo. E Francesco Centorame, quando è che ha usato e ha avuto coraggio a buttarsi nel mondo del cinema? Io ho iniziato in teatro in realtà, nel mondo del cinema è successo un po' a caso, nel senso io facevo una scuola di teatro a Pescara, sono abruzzese, e quindi ho conosciuto una casting, ho fatto un workshop con una casting e lei mi disse in che agenzia ero. Io non avevo la più pallida idea di cosa volesse dire avere un'agenzia cinematografica. Lei mi ha presentato Lucia Proietti, che è la mia agente, e poi da lì ho iniziato a fare dei provini, sono andati bene e adesso sono qui. E adesso tra ottobre e novembre ci saranno tante uscite nuove, perché in quest'anno ci abbiamo dato dentro, nel senso che io poi sono uno molto noioso nelle scelte, cioè credo molto in un percorso più che in un fare tutto subito e poi rischiare di sparire. Mi piace sempre capire il perché delle scelte, no, registiche, di che storia vai a raccontare, e quindi credo fortemente nelle scelte. E anche gli anni più belli, dopo aver fatto il mini Favino, come mi chiamano, per quanto riguarda invece il Colibrì, avevo l'opportunità di fare un altro film come protagonista, però ho scelto di restare con Favino, guardarlo, spiarlo, imparare il più possibile. Sei contento, sei soddisfatto del tuo momento? Sono molto felice, anche un po' spaventato, perché sai, poi passi da essere appunto l'attore rivelazione ad avere un sacco di aspettative, quindi un sacco di proposte cinematografiche, e spesso si aspettano tutti che tu sia pronto, in verità magari tu non ti senti ancora così pronto e io ho molta paura di fare dei passi falsi, quindi valutiamo bene insomma tutto quello che sarà il percorso. In bocca al lupo. Viva il lupo, grazie. La chiusura del festival è toccata invece all'attore e regista Kim Rossi Stewart con il premio alla carriera. Carriera fatta di tanti film da attore, fatta di 3 film da regista, dove ricorre sempre il nome Tommaso. Sì, è corretto, Ivi. Questi 3 film, per chi li vuole vedere tutti o li ha visti tutti o è interessato a fare dei collegamenti tra l'uno e l'altro, beh, ne troverà molti di collegamenti, perché in realtà può essere vista come una trilogia. Hai fatto anche l'interpretazione di un personaggio molto particolare, quello di Luca Flores, un'interpretazione anche sentita di un personaggio particolare. Proprio. Beh sì, quello è un film, un personaggio molto molto struggente, sarebbe stato impossibile farlo senza immergersi un po' in questa tragicità esistenziale di questo personaggio, di questo uomo, questo artista così bravo e così... E così purtroppo a contatto con un problema psichico, no? Che lo ha portato a una fine tragica. Che rapporto ha Kim Rossi Stewart con la Toscana? Tra l'altro so che una tua sorella abitava proprio vicino a Pistoia o ci abita ancora, non lo so. Infatti vengo proprio da Pistoia, dove ho questa bellissima sorella e questi 3 nipoti meravigliosi che mi hanno ospitato questa notte. Ho approfittato per stare un po' con loro alla Toscana. Sai, siamo molto vicini, Lazio e Toscana, quindi si sconfina spesso. E prossimi progetti? Non saprei dire, adesso un po' di riposo. In attesa della prossima edizione, che si preannuncia già piena di sorprese. Il bilancio è positivo, molto positivo, siamo contentissimi. Beh, gli ospiti parlano da soli, Stefania Sandrelli, Mario Martone, Isabelle Huppert, Susan Sarandon, Violante Placido, Gabriele Salvatores, Kim Rossi Stewart, un festival ricco, un festival molto molto partecipato dalle scuole al pubblico di ogni tipo, e sale sempre piene. E poi gli eventi dal vivo, tantissimi eventi dal vivo, Susan Sarandon che riempie Piazza della Cittadella per un concerto sinfonico del Conservatorio Boccherini in onore alle sue origini lucchesi, e il grande evento di Gabriele Salvatores, Salvatores XL, per festeggiare i primi 40 anni di cinema di Gabriele Salvatores, proprio a Lucca, che è una sua seconda casa, insieme a Federico De Robertis, il suo storico compositore. 19 edizioni, sempre in crescendo, tantissimi ospiti eccezionali, ma dove vuole arrivare questo festival? Bene, vogliamo arrivare a essere il festival più importante a livello italiano dal punto di vista del cinema e degli eventi multidisciplinari.
e la nostra formula è unica, nessuno ha un festival con gli eventi dal vivo che omaggiano il cinema. Partiamo dalle altre arti, dal teatro, dalla musica, dalla pittura e con le mostre, con le performance, con Look Effetto Cinema creiamo un mix, una magia unica che tutti gli anni ci sorprende. Se fai un recap e ti volti indietro, 19 anni fa, avresti mai pensato di arrivare a oggi con questa eccellenza? No, assolutamente no, è stato un viaggio incredibile. Siamo partiti con Kenneth Anger, è stato il primo nostro grande ospite internazionale, personaggio incredibile, un autore, uno dei più importanti innovatori della storia del cinema mondiale, e per noi già quello sembrava un miracolo, sembrava un sogno, sembrava irraggiungibile. E poi negli anni, con duro lavoro, tanta fortuna e tanto sostegno da parte di tutta la cittadinanza e non solo, abbiamo creato uno dei più importanti festival del cinema in Italia.